Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Gesù, ti amo con la tua volontà, vieni divina volontà a pregare in me, poi offri questa preghiera a te come mia per soddisfare le preghiere di tutti e per dare al Padre la gloria che dovrebbero dargli tutte le creature. Mia Divina Maria, ti amo nella divina volontà. Regina Immacolata, Celeste Madre mia, vengo sulle tue ginocchia materne per abbandonarmi sulle tue braccia, per chiederti questo spirito più ardente che mi ammetta a vivere nel regno della divina volontà. Mamma Santa, tu che sei la regina di questo regno, mettimi a vivere in esso finché non sia più deserto ma popolato dai figli tuoi. Perciò, sovrana regina, a te mi affido, affinché guidi i miei passi nel regno del volere divino e stretto alla tua mano materna guiderai tutto l'essere mio perché faccia vita perenne nella divina volontà. Tu mi farai da mamma e come mamma mia ti faccio la consegna della mia volontà affinché me la scambi con la divina volontà e così possa restare sicuro di non uscire dal regno suo. Perciò ti prego che mi illumini attraverso questa meditazione per farmi comprendere sempre più e sempre meglio che cosa significa volontà di Dio e come vivere in essa. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Libro di Cielo, volume 7, capitolo 46, 23 settembre 1906. Trovandomi nel solito mio stato, per poco è venuto il benedetto Gesù e tutto abbracciandomi mi ha detto: Figlia diletta mia, l'operare per Cristo ed in Cristo fa scomparire affatto l'opera umana, perché operando in Cristo ed essendo Cristo fuoco, consuma l'opera umana. Ed avendo consumato l'opera umana, il suo fuoco la fa risorgere in opera divina. Perciò opera insieme con me, come se stessimo insieme facendo la stessa cosa. Se soffri, come se stessi soffrendo insieme con me. Se preghi, se lavori in tutto, in me ed insieme con me. E così sperderai in tutto le opere umane e le ritroverai divine. Oh, quante ricchezze immense potrebbero acquistare le creature e non se ne avvalgono. Detto ciò, scomparso, ed io sono rimasta con desiderio grande di vederlo di nuovo. Quindi mi trovavo fuori di me stessa e lo andavo cercando dappertutto e non trovandolo dicevo: Ah, Signore, come crudele tu sei per un'anima che è tutta per te e che non fa altro che subire continue morti per amore tuo. Vedi, la mia volontà cerca te e non trovandoti muore di continuo perché non trova te che sei vita del mio volere. I miei desideri muoiono di continuo perché desiderando e non trovandoti non trovano la loro vita, sicché il respiro, i palpiti del cuore, la memoria, l'intelletto, tutto stanno subendo, morti, crudeli, e tu non hai compassione di me. In questo mentre sono tornata in me e l'ho trovata in me stessa, e come se mi volesse rendere la pariglia mi andava dicendo: Vedi, sto tutto in te e tutto per te. Pareva che teneva la corona di spine, se la premeva in testa e ne usciva il sangue e ripeteva: Questo sangue l'ho verso per amore tuo.
Mi faceva vedere le piaghe ed aggiungeva queste tutte per te. Oh, quanto mi sentivo confusa vedendo che l'amore di lui confrontato al mio non era il mio che è pieno ombre. Capitolo 47, 2 ottobre 1906. Avendo fatto la comunione, mi sono sentita fuori di me e vedendo una persona molto oppressa da varie croci, Gesù benedetto che diceva: Dille che nell'atto che si sente come bersagliata da persecuzioni, da punture, da sofferenze, pensasse che io le sono presente e che di ciò che essa soffre se ne può servire come rimarginare e medicare le mie piaghe. Sicché le sue sofferenze mi serviranno ora per medicarmi il costato, ora la testa, ora le mani, e i piedi troppo addolorati, inaspriti dalle gravi offese che mi fanno le creature. E questo è un onore grande che le faccio, dandole io stesso la medicina per medicare le mie piaghe, ed insieme darle il merito della carità di avermi medicato. Mentre così diceva, vedevo molte anime purganti, le quali nel sentire ciò tutte meravigliate hanno detto: fortunate voi che ricevete tanti sublimi insegnamenti, che acquistate meriti di medicare un Dio, che sorpassa in merito tutti gli altri meriti, e la vostra gloria sarà distinta dagli altri, quanto il cielo dalla terra. Oh, se avessimo ricevuto noi tali insegnamenti, che le nostre sofferenze potrebbero servire a medicare un Dio, ma quante ricchezze di meriti ci saremmo acquistati, ed ora ne siamo privi. Capitolo 48, 3 ottobre 1906. Trovandomi nel solito mio stato, quando appena è venuto il benedetto Gesù e mi ha detto: Figlia mia, la semplicità riempie l'anima di grazia fino a diffondersi fuori, sicché se si vuole restringere la grazia in essa non si può. Sicché come lo Spirito di Dio, perché è semplicissimo, si diffonde dappertutto senza sforzo e fatica, anzi naturalmente, così l'anima che possiede la virtù della semplicità diffonde la grazia in altri senza neppure avvertirsi. Detto ciò, è scomparso. Bene, abbiamo visto anzitutto come Gesù ci fa fare di nuovo un piccolo ripasso su questa virtù a lui tanto cara della semplicità. Sembra che non possa stare troppo tempo senza fare qualche riferimento per farci comprendere quanto è importante. E dobbiamo quindi ricordare che vivere nella divina volontà, si dice bene, che è una cosa per certi aspetti molto semplice, proprio perché richiede una grande presenza in noi, appunto, di questa aurea virtù della semplicità. Però pensiamo anche, per esempio, a quello che abbiamo appena meditato, no? Per esempio, Gesù spiega due cose: uno, come operare in modo divino, e due, come valorizzare le nostre sofferenze, ecco, dando una lettura che noi non sempre ci pensiamo, anzi sono in molti pochi quelli che ci pensano. Andiamo piano piano con ordine. Allora, Gesù spiega una cosa molto semplice: guarda, l'operare per Cristo ed in Cristo, qui si sente anche l'eco delle intuizioni del Monforto, no? L'operare per Maria e di Maria, cioè fa scomparire affatto l'opera umana. Affatto. E la fa risorgere un'opera divina. Come si fa a fare quest'operazione? Opera insieme con me come se stessimo insieme facendo la stessa cosa. Queste sono operazioni semplicissime per certi aspetti. E si tratta semplicemente di avere quel pensiero sottostante alle nostre azioni, quel senso, diciamo così, di vicinanza, di compresenza, rinnovato di quando in quando, del facciamo tutto insieme, come si dice nell'atto preventivo, no? Anzi, nell'atto di fusione. Gesù, facciamo tutto insieme, fondiamoci a vicenda. Nella volontà e nell'amore, no? E questo fare tutto insieme e questo anche avere questa intenzione
sottostante, abituale, cioè io non faccio nulla se non per loro, ma anche la cosa più semplice, no? Se preghi, se lavori, tutto. Leggevo ieri un passo veramente straordinario, molto molto più avanti nei volumi, credo che fosse il volume 22, mi sembra, insomma. Dice, guarda, se dormi, lo cito, 29 giugno 1927. Dice così Gesù. Se il mio amore unito col mio volere divino mormora sempre in te, sempre bella sei agli occhi miei, bella se preghi, bella se lavori, bella se soffri, bella se prendi il cibo, bella se parli, bella se dormi, sempre bella. In ogni atto, qualunque sia, ricevi dal mio volere una nuova tinta di bellezza da farti comparire più bella ai miei occhi. Questa operazione è un'operazione, per certi aspetti, pure un bambino può fare una cosa di questo genere. Per questo si parla dell'infanzia spirituale, per questo che tante volte, che Gesù nel Vangelo disse, se non diventerete come bambini non entrerete nel regno dei cieli. Noi adesso che abbiamo avuto la grazia di conoscere i scritti di Luisa, che cos'è questo regno dei cieli? Adveniat regnum tuum, sicut in cielo et in terra. Fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Il regno proprio dei cieli è il regno dove vive in pienezza la divina volontà, dove non soltanto si fa la divina volontà, ma dove la divina volontà è vita di tutto. E quindi chi è che entra nel regno dei cieli? Bambino. E chi è che è un bambino? Chi opera come un bambino con quella semplicità assoluta che caratterizza un bambino in questo rapporto schietto, diretto, immediato. Di amore profondissimo, fatto di gesti piccolissimi, no? Delicatissimi. Allora, è chiaro che qui quello che sottostà a questo capitoletto, ma anche ad un altro, cioè al secondo, che cos'è? È l'aver instaurato questo tipo di rapporto profondissimo, personale di amore. Io mi invito sempre a riflettere perché questa cosa non ce l'ha quasi nessuno, neanche tra i fedeli, tra i devoti, neanche tra quelli che frequentano regolarmente la vita sacramentale. E invece tutto il segreto della vita interiore e anche tutto il segreto della vita nella divina volontà sta solo qui, in questa instaurazione di un rapporto profondo, intimo, personale, diretto. Con Gesù, o io sono sempre convinto che sia la stessa cosa, mutatis mutandis ovviamente, ma la stessa cosa, con la Madonna, per chi ha come, diciamo così, punto convergente, insomma, della propria vita interiore, spirituale, affettiva, la figura di Maria Santissima. Attenzione che Gesù dice, che cosa succede se si fanno queste cose? Si sperdono tutte le opere umane. E diventano tutte divine. Quante ricchezze immense potrebbero acquistare le creature e non se ne avvalgono. E qui si raccorda, capite, con quello che poi Gesù aggiunge, o meglio, più che Gesù, le anime del purgatorio dicono nel secondo capitolo che abbiamo letto, che poi adesso mediteremo. Dice, ma fortunati voi che ricevete tutti questi insegnamenti, tanti sublimi insegnamenti. A me è capitato, dico sinceramente, senza nessun problema, delle volte leggendo alcuni passaggi di questi benedetti scritti, di dire, ma io che bene ho fatto per poter leggere, per poter sapere queste cose. Perché veramente delle volte uno rimane senza proprio, senza parole, senza fiato. Cioè, tu sai questa cosa, o anche quell'altra che è stata l'occasione che ha fatto esclamare queste cose l'anima del purgatorio, cioè a come santificare le sofferenze. Cioè, capite, non è la stessa cosa sapere una cosa del genere o non saperla, perché uno c'ha, cioè, acquisisce davanti a Dio dei meriti assolutamente straordinari, cioè un'azione umana che diventa divina, cioè un santo che non sapeva come si compie un'azione divina.
E non è che ci è voluto sto granché, tra l'altro. È quello con tutti i meriti, con tutte le opere eroiche che ha fatto in tutta la vita. Questo bisogna, purtroppo, bisogna dirlo. Cioè, non ha eguagliato un solo atto fatto da una persona nella divina volontà. Non lo ha eguagliato perché un atto fatto nella divina volontà è un atto divino. I meriti sono infiniti, la sua portata è infinita. Gli atti divini, fino a prima che arrivasse lui, se l'ha fatti Adamo prima del peccato originale, li ha fatti Gesù Cristo e li ha fatti la Madonna in tutta la sua vita terrena. Poi non li ha fatti nessuno, stavano sigillati, stavano queste cose qui. Non si sapeva nemmeno che si potessero fare. Quindi questa è una cosa grossa, insomma, una cosa bella. Cioè, fortunati voi che ricevete tanti sublimi insegnamenti, magari li avessimo ricevuti noi. E qui cosa dice? Che le nostre sofferenze potrebbero servire a medicare un Dio. Allora, qui per esempio a questo, per esempio, i grandi santi, i grandi santi innamorati ci sono arrivati. Se si leggono alcuni scritti di santi, facevano questa stessa cosa, no? E pochi però. Cioè, per esempio, tutti i santi sapevano che le sofferenze, per esempio, espiavano i peccati propri e altrui. Sollevavano le anime del purgatorio, alcuni hanno fatto eroismi proprio con questa forma di carità, no? Altri sapevano molto bene che le sofferenze acquistano grazie, quindi io posso offrire un sacrificio, per esempio, per la conversione di una persona e questa cosa è efficace, no? Altre offerte servono, questo lo vediamo anche in Luisa, no? A trattenere, a procrastinare, insomma, così a impedire, diciamo così, che la giustizia di Dio si riversi sugli uomini. Continuando invece a fare misericordia, eccetera, no? Ma questo aspetto, che poi tra l'altro Gesù ne parla nel Vangelo, quando parla del significato nuovo del digiuno, no? Gesù lo lega e dice: guardate, questi non digiunano perché io adesso sto con loro, quando non ci sarò più digiuneranno. Che significa? Significa che il valore aggiunto che Gesù dà al digiuno, oltre a quelli tradizionali che comunque vengono ribaditi, cioè la riparazione dei peccati, l'espiazione, la propiziazione dell'Altissimo, lo scongiurare i divini flagelli, eccetera, eccetera. Però dice: questi digiunano perché io non ci sto, perché stanno dicendomi: ma tu mi manchi, cioè, capito? Io preferisco stare con te piuttosto che mangiare. Sto in lutto perché tu non ci stai fisicamente presente, perché in effetti Gesù, purtroppo, nella sua santissima umanità, non sta più sul pianeta Terra. È vero che sta in tutti quanti i tabernacoli del mondo, ma nella presenza eucaristica, no? Che è certamente una presenza reale, ma una presenza misteriosa. Noi non possiamo, purtroppo, c'è stato un posto, dice, sai, Gesù abita a Nazareth, prendo l'aereo, vado a farmi due chiacchiere se mi vuole ricevere. Non possiamo fare adesso. Ecco, non ci sta. Ecco. Però, per esempio, chi è che fa un digiuno per dire, cioè, con questo spirito profondo, insomma, no? Non è che non lo fa nessuno, chi è? Quando dico chi è, dico saranno pochi, saranno, non credo che siano la maggioranza delle persone. Felicissimo se fossi smentito che il nostro Signore mi dicesse: ma che dici? Guarda che tutti quelli che lo fanno, tra i miei devoti, lo fanno per questo motivo. Dico io sarei fare salti di gioia, insomma, no? E qui la stessa cosa, le sofferenze. Dice: sofferenze, mi rassegno perché devo fare la divina volontà, vanno a sconto dei miei peccati, di tutto quello che ho fatto, purificano la mia anima, le offro per la conversione del mio marito o di mia moglie, ma al mese di novembre, tutte per le anime del purgatorio, eccetera, eccetera, ma chi ci pensa che una persecuzione, per esempio, no? Quelli che ti parlano male dietro, quelli che ti tormentano, capito? Che hanno deciso che ti devono distruggere, d'accordo? Che trovano ogni occasione, ogni modo per gettare fango, cose di questo genere, no? Oggi sono fenomeni purtroppo molto molto diffusi a tutti i livelli, piccoli, medi e grandi. Tu ci hai mai pensato a dire: Gesù, queste cose te le offro per medicare le tue piaghe? E poi Gesù scende nel dettaglio, eh? Ora il costato, ora la testa, ora le mani, i piedi troppo doloranti. Quindi dice: Signore, te le offro per medicare le tue piaghe. Queste non sono, attenzione, queste non sono, come dire, pie meditazioni devote e infantili, no? Ecco, sì, sono proprio dell'infanzia spirituale, ma queste cose sono realmente efficaci, eh? Cioè,
Ricordiamo sempre che quando si opera nella divina volontà, le barriere del tempo e dello spazio sono abbattute. E quindi realmente, cioè, questo noi lo dobbiamo spiegare in questo modo perché noi viviamo nel tempo, quindi dobbiamo fare dei passaggi logici per comprendere come questo avviene, no? Se io dal mio atto che avviene nel 2000 e quanto stiamo, 18, e devo arrivare all'anno 30, come faccio? Io non conoscerò la macchina del tempo, io nel 2018, quell'anno è successo, quell'altro è successo, è successo, offerto nell'anno 30 circa, come faccio a fargli arrivare la mia consolazione? Facilissimo, entro nella divina volontà, la passione di Gesù è presente adesso, d'accordo? Perché nella divina volontà il tempo non esiste, nella divina volontà è presente il mio atto attuale di adesso, il 2018, e la passione compiuta 2000 anni fa. E quindi questo significa che questo atto che faccio, Gesù lo sente veramente, non per scherzo. Cioè non è una metafora, no? Come quando noi diciamo nell'Eucaristia, dico questo è il mio corpo, quella non è un simbolo, non è una rievocazione dell'ultima cena o un pio ricordo di quello che ha fatto Gesù per noi. No, no. Se io dico questo è il mio corpo, quello è il mio corpo. Vedete, qui accade il processo contrario, quello che è successo 2000 anni fa diventa attuale qui ed ora. Ecco, qui chiaramente c'è, non è semplicemente un'operazione fatta nella divina volontà, no, questa è un'operazione fatta nella divina volontà, però in maniera sacramentale, quindi con una struttura rigida e ferma e certa, decisa da Dio stesso, insomma, no? Ma però, cioè, che capite, Gesù si incorpora, si impersonifica in quel momento nella persona del ministro, che è solo uno strumento, anche se intelligente, e rende presente sull'altare veramente il sacrificio della croce, come se fossimo sul Golgota. Quindi, diciamo che così, la Chiesa ha sempre saputo, insomma, no, che attraverso la realtà sacramentale, la dinamica sacramentale, si tolgono i confini del tempo e dello spazio, e ciò che ha operato Gesù per la nostra redenzione diventa presente ed efficace qui ed ora. Questo non c'è. Capite? Noi possiamo fare anche il processo contrario, noi possiamo andare indietro da Gesù e consolarlo, medicarlo. C'è anche un'altra dimensione misteriosa, no? Cioè, quando Gesù dice che le sofferenze gli provocano ferite o cose di questo genere, no? Qui ci vuole un piccolo sforzo, piccolissimo, non è proprio difficilissimo, no? Noi dobbiamo pensare che in quei momenti storici precisi in cui Gesù ha sofferto durante la sua vita terrena, c'era la concentrazione attuale di tutto il male diffuso in tutto quanto il corso della storia. Capite? Per cui quando Gesù dice guarda che mi fanno male, cioè non è che gli stanno facendo male adesso, gli hanno fatto male storicamente quando ha vissuto la passione perché adesso Gesù non può soffrire, però siccome accadono adesso, lui può dire nella verità che gli fanno male. Spero di essermi spiegato, anche se gli effetti di quel male li ha sentiti mentre stava patendo e soffrendo. Capite? Perché tutto quello che è successo nel corso della storia, questo si vede nelle ore della passione, no? Per esempio quando parla dell'agonia, io nell'agonia ho vissuto tutte le agonie e le morti di tutte le creature umane, tutte. Capite? Quindi quando muore un essere umano, Gesù può dire sto soffrendo la tua agonia, in qualunque momento, cioè sempre, perché cioè, in ogni istante, adesso che sto parlando, sta morendo qualcuno. Quindi c'è questo. Quando si d'altronde Gesù è il Verbo incarnato, quindi è colui che ha unito l'eterno col tempo, perché Gesù è eterno in quanto figlio di Dio, è temporale in quanto figlio dell'uomo, perché c'ha un momento di concepimento, c'ha una data di nascita terrena, capite? Quindi soltanto Dio si è potuto inventare, insomma, questi sistemi. Nel Verbo è stato fatto attraverso l'unione ipostatica, però capite, in ciascuno di noi questa barriera, diciamo così, temporale, si annulla entrando nel divin volere. Facilissimo, per certi aspetti. Dice Gesù, questo è un onore grande che le faccio, dandogli io stesso la medicina per medicare le mie piaghe ed insieme il merito. Cioè, ma voi se ci rendiamo conto che significa, per esempio, il gesto della Veronica, no? Io sono reduce dal pellegrinaggio a Manoppello, anche se adesso i moderni scienziati dicono che quello non è il velo della Veronica, ma il velo del sudario, io sinceramente non ci credo per niente, insomma. A mio avviso è l'immagine, che sia un'immagine miracolosa, è indubbia, ma l'immagine miracolosa, a mio avviso, che si è impressa sul volto della Veronica, no?
Ma perché Gesù ha fatto quell'operazione? Cosa ha fatto la Veronica? La Veronica ha fatto tutto e non ha fatto niente. Ha medicato, ha asciugato il sangue, lo sporco, il fango, il sudore, le ferite del volto già riconoscibile di Gesù. Ma purtroppo più di questo non ha potuto fare perché è durato qualche istante, dopodiché sono ricominciate le bastonate, le strascinate, è finito tutto quanto col Calvario. Quindi non è che dice che gli avrà fatto, non è che gli ha risolto i problemi a Gesù. Non gliel'ha risolti, però ha fatto un grandissimo gesto d'amore. E Gesù, per mostrare quanto lo gradiva, che ha fatto? Ha lasciato l'immagine sul velo. Ha fatto un miracolo per fare questo, per dirgli grazie, guarda quanto ho gradito quello che hai fatto per me, no? Simile cosa accade quando Maria Maddalena, proprio agli inizi della cosiddetta settimana santa, spaccò quel vasetto d'alabastro che costava un sacco di soldi, perché 300 denari sono una cifra notevolissima, insomma. Adesso Giuda si mise a fare l'avvocato delle cause perse e Gesù l'ha difesa, detto, per carità, non soltanto che l'ho molto gradito, ma dico che dovunque si annuncerà il Vangelo questo episodio deve essere raccontato. Noi sappiamo che San Giovanni ci dice nel suo Vangelo che molti, se uno dovesse raccontare tutto quello che ha fatto Gesù, conclude proprio così, dice, non basterebbero tutti quanti i libri della terra per contenere quello che si dovrebbe scrivere. D'accordo? Ci sono delle rivelazioni private molto belle, a me personalmente è un fatto mio privato, ovviamente, no? Non, che non impegna, diciamo così, il mio ministero sacerdotale gerarchico. A me piace molto l'Evangelo come mi è stato rivelato di Maria Valtorta. Lì sono 10 volumi, cioè c'è molto di più che nei 4 Vangeli, ma manco quello basta, d'accordo? Perché non c'è proprio lì la cronistoria, secondo per secondo, di tutto quello che ha fatto Gesù nei 3. Ci sono tanti altri particolari, molto belli, tanti altri episodi, ma non c'è tutto. Però, capite, il Vangelo ufficiale, che è quello a cui dobbiamo l'unico tenere fermissimo riferimento, che è appunto quello canonico, quindi quello predicato dalla Chiesa e annunciato dalla Chiesa, che si legge nella liturgia e basta, perché il resto sono comunque degli accessori e come tali vanno sempre considerati. Cioè, in quel Vangelo che sarebbe stato predicato dappertutto, proclamato in tutte le messe, in tutte le liturgie, di tutta la storia, Gesù ha voluto che fosse scritto questo episodio, far capire quanto gli era gradito. Però, capite, chi ci pensa a fare una delicatezza del genere a Gesù? E così torniamo da dove siamo cominciati, andando al termine della meditazione. Chi gli vuole bene? Perché se a te non te ne importa niente del nostro Signore Gesù Cristo, ma non ci pensi manco, non ti passa manco per l'anticamera del cervello, insomma, di dire di spontaneamente, ecco l'infanzia, ecco la semplicità. Non è che ti viene testamente da fare ragionamento, a pensare, perché sì, cioè dice, ma a me non mi viene, mi ci devo mettere a pensare. Dico, sì, questo è cosa gradita al Signore, no? Però quando noi dobbiamo stare tutto il giorno concentrati a sforzarci a offrire tutte le azioni, cioè si fa una fatica enorme e non può durare troppo a lungo, perché è capace che un giorno riesci a starci con la testa, il giorno dopo lo sei scordato e già capito? Cioè, questa cosa deve diventare abituale, deve diventare appunto continua, spontanea. Quando ci diventa? Ci diventa quando cresce in qualità ed intensità il rapporto con Gesù. Abbiamo sentito qui, insomma, anche Luisa, no? È vero che Luisa, certamente, tu dici, vabbè, ma Luisa lo vedeva, Gesù non l'ho mai visto, come faccio? Questo certamente in parte è giustificabile, no? Però, insomma, Giuda l'aveva visto Gesù sul pianeta Terra, insomma, non è che gli ha fatto molto bene, quindi capite, ci sono stati anche grandi uomini di Dio che non hanno avuto esperienze straordinarie mistiche, almeno noi non le conosciamo, eppure hanno amato tantissimo il Signore, no? Quindi qui Luisa ci descrive uno spaccato, insomma, del suo cuore. Un'anima che è tutto per te, non fa altro che subire continue morti per amore mio, la mia volontà ti cerca e non trovandoti muore di continuo, no? Cioè, la stragrande maggioranza delle persone passa la vita senza manco pensarci a Gesù. O se ci pensa come un personaggio storico, insomma, come un essere, boh, che se ne sta per conto suo, sì, da catechismo, insomma, ma
non certamente una persona che ha un polo, un orizzonte di amore, no? Ecco, quali sono le anime, insomma, che si spendono, che continuamente sono intente a questo, e che addirittura sono talmente attive e intente che riescono a farlo in tutto quello che fanno, punto interrogativo. Non sono tantissime. Ecco, ricordiamo però le parole, a conclusione di questa meditazione, delle anime del purgatorio. Primo quelle che dice Gesù: o quante ricchezze immense potrebbero acquistare le creature e non se ne avvalgono. E l'eco che gli fanno le anime del purgatorio. Fortunate voi che ricevete tanti sublimi insegnamenti, magari li avessimo ricevuti noi, quante ricchezze di meriti avremmo acquistati e ora ne siamo privi. Ecco, Dio ci salvi e ci scampi dal non mettere a frutto, dallo sciupare, insomma, doni e grazie così grandi. Bene, Santa Vergine Maria, ecco. Con te e da te possiamo e dobbiamo imparare facilmente, insomma, questa era la tua vita, insomma, Gesù era la tua vita, ecco. In due parole, molto semplici, basta dire Gesù è la mia vita, insomma, per entrare in tutte quante queste cose, no? E tu l'hai vissuto, questa è stata la tua vita. E questa vuole essere la nostra vita. E i tuoi devoti desiderano che tu sia la loro vita. È la stessa cosa, perché tu non hai fatto nulla. Era impossibile per te operare un minimo atto che non fosse nella divina volontà. Quindi fondere i nostri atti con i tuoi significa ipso facto fonderli con la divina volontà con cui tu eri unita. Ecco perché non c'è una differenza sostanziale. Non solo, arrivano anche a Gesù, perché tu tutto porti a Gesù in maniera ancora più gradita, perché gli arrivano attraverso la tua mediazione, che li rende ancora più graditi, insomma, quindi purificati anche dalle nostre miserie e imperfezioni. Ecco, l'importante è che comunque le viviamo queste cose, ne facciamo tesoro con una grande gratitudine. Impariamo a viverle con la semplicità dei bimbi e soprattutto, come diceva Santa Teresina, con un cuore bruciato dall'amore, perché il segreto perché queste cose diventino pratica e vita della nostra vita è solo questo. Nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, Amen. Ti benedico per aiutarti, ti benedico per difenderti. Ti benedico per perdonarti, ti benedico per liberarti da ogni male, ti benedico per consolarti, ti benedico per farti santo, ti benedico dunque nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Fiat, Ave.